vi ricordi come al solito di pigiare qui sulla freccetta condividi, in modo tale da invitare quante più persone possibili naturalmente a questo nostro incontro online. E però vale la freccetta condividi anche per il video che resterà sul canale YouTube, sul mio sito ivanscalfarotto.it, naturalmente sulla pagina Facebook dalla quale già ci stiamo vedendo adesso. Dunque, da dove cominciare? Innanzitutto sono successe un po' di cose, direi, durante questa settimana e mi pare che vadano abbondantemente sottolineate. Io direi la prima, la più urgente, riguarda le esternazioni di Battista e di Di Maio contro i giornalisti. È una cosa particolarmente grave, secondo me. Sapete, sono esternazioni che sono derivate dall'assoluzione di Virginia Raggi, che era imputata per falso davanti al Tribunale di Roma. Assoluzione che, tra l'altro, lascia un po' il tempo che trova, perché sostanzialmente i giudici non hanno detto che Virginia Raggi non ha commesso un falso, hanno detto che il fatto del falso è stato, cioè c'è stato, che il falso è stato commesso, ma che quel fatto non costituiva reato perché mancava l'elemento psicologico, cioè mancava la volontà del reo, che deve, diciamo, l'elemento psicologico del reato è un pezzo importante del reato, quindi quando si è commesso qualcosa come ha fatto la Raggi senza quell'elemento psicologico, cioè senza la colpa, il dolo, in buona sostanza, insomma, non entriamo troppo in vicende tecniche, però insomma quello che i giudici hanno detto è che non quel comportamento che c'è stato non costituiva reato e quindi non andava punito. Quindi la Raggi ha detto una bugia sostanzialmente, ma quella bugia non aveva i crismi del reato. Detto questo, posto che le responsabilità della Raggi non sono certamente più o meno importanti sulla base del fatto che il Fabio abbia commesso un falso e o sia o meno reato, perché il problema della Raggi è lo stato pietoso in cui versa la città di Roma, questo va detto chiaramente, cioè non, il vero problema non è appunto la dichiarazione di Virginia Raggi, il problema sono le strade di Roma, il problema sono gli autobus di Roma, i mezzi pubblici, la sporcizia, i topi, i cinghiali, le periferie abbandonate, tutte quelle cose che quel vento che doveva cambiare e che non è cambiato, questo è il vero problema. Detto questo, quindi ovviamente, secondo me, l'unico giudizio che conta nei confronti di Raggi è il giudizio dei romani. Certamente quello dei giudici è una parte che ha una rilevanza penale, giuridica, ma dal punto di vista politico è quello che pensano i romani che davvero conta. Ebbene, al di là di tutto questo, il fatto che poi il giorno dopo questa sentenza il Movimento 5 Stelle attacchi i giornalisti frontalmente è una cosa molto grave. Perché? Perché la libertà di stampa, secondo me, è un po' il cuore della libertà democratica. Cioè, parliamoci chiaramente. La stampa libera serve ai cittadini a farsi delle libere opinioni, che sono quelle opinioni sulle quali poi basiamo le nostre scelte anche politiche. Quando andiamo a votare, noi votiamo per questo o per quel partito sulla base dell'opinione che ci siamo fatti del comportamento di questo o di quel partito. E l'opinione che ci facciamo di questo o di quel partito deriva da quello che la stampa ci racconta, no? Da quello che dicono i giornali, quello che dicono i commentatori. Per questo, come dire, avere una stampa libera che ci consenta di farci un'opinione è un po' il cuore della nostra libertà, il cuore è diciamo l'inizio del cammino che ci porta ad esprimere una nostra volontà quando andiamo a votare. Allora, il fatto che chi governa il paese insulti in un modo così grave i giornalisti, avete visto puttane, pennivendole, frasi di questo genere, poi tra l'altro la minaccia di una legge sull'editoria. È grave perché segna la volontà di condizionare la libera stampa e se aggiungiamo che questo comportamento deriva da un movimento che della manipolazione dei fatti ha fatto la propria chiave di successo, perché ricordiamoci che Casaleggio, 5 Stelle, i loro siti, le loro pagine Facebook, il loro comportamento anche sui social media è stato un po' il cuore della loro strategia e appunto questi sono coloro i quali sono riusciti a smontare le convinzioni scientifiche sui vaccini, quelli delle scie chimiche, quelli che hanno detto che l'uomo non è mai andato sulla Luna o che
c'è stato un complotto americano contro se stessi l'11 di settembre. Cioè, questo è il tipo di informazione che il Movimento 5 Stelle ha cavalcato e oggi attaccano appunto la stampa, che poi diciamoci la verità, con l'accusa di Virginia Raggi, su Virginia Raggi e contro Virginia Raggi non c'entra niente. La stampa ha fatto il suo mestiere, che è quello di raccontare i fatti, di raccontare anche le indagini. Oggi giustamente Mario Calabresi dice su Repubblica, allora quando Andreotti è stato assolto a Palermo, bisognava attaccare la stampa che aveva raccontato le indagini, che aveva raccontato anche il malaffare, le collusioni che la Democrazia Cristiana, in particolare la corrente andreottiana, aveva in Sicilia. Tutto questo è veramente inspiegabile ed è per questo che i comitati civici oggi hanno lanciato un'iniziativa alla quale io vi chiedo veramente di aderire, che è quella di scegliere un articolo sulla stampa di oggi, uno qualsiasi di quelli che pensate siano serviti a farvi un'opinione sulle cose che succedono nel mondo e di rilanciarlo sui social, di retweetarlo, di metterlo sul vostro profilo Facebook con l'hashtag Stampa Libera. Italia Libera, perché questo è il punto. Bisogna fare in modo che noi preserviamo la libertà del nostro paese attraverso la libertà della stampa. Per cui, se oggi avete letto un articolo che vi è piaciuto, rilanciatelo, fatecelo leggere, fatelo, diffondetelo, fate in modo che altre persone possano leggerlo e mettetelo sui vostri social media. Le istruzioni per questa campagna dei comitati di azione civile sono sulla pagina Facebook dei comitati e sulla loro pagina, sul loro profilo Twitter, naturalmente. Cos'altro volevo raccontarvi? E beh, un po' anche c'è da dire qualcosa di importante sulla manifestazione di Torino, direi. È una manifestazione che secondo me ha segnato un passaggio importante, perché è un passaggio contro questa retorica del Movimento 5 Stelle per cui il fare è sinonimo di corruzione, per cui non si devono fare le Olimpiadi a Roma, non si devono fare le Olimpiadi a Torino, le grandi opere sono corruzione, quindi anziché combattere la corruzione si combatte l'opera. Oppure quella retorica appunto per cui gli imprenditori non sono imprenditori ma sono prenditori, quindi che l'attività di impresa sia un'attività sostanzialmente di rapina nei confronti della comunità, dei lavoratori, del tessuto nazionale, senza renderci conto che poi le imprese, ovviamente, se ben gestite, se fanno il loro lavoro in modo adeguato, come fanno tantissime imprese italiane che sono la spina dorsale della nostra economia, sono anche quelle che creano lavoro e quelle che ci consentono di andare avanti, che consentono a tante persone di vivere, di guadagnarsi uno stipendio, anche di realizzare le proprie ambizioni, le proprie aspirazioni professionali, di recuperare una dignità, la dignità del lavoro, che è una cosa fondamentale, anche se il Movimento 5 Stelle la nega. E allora, in questa retorica per cui l'attività d'impresa va bene soltanto se la fa lo Stato, in cui veniamo invitati a stare a casa per ricevere un reddito di cittadinanza, che serve sostanzialmente a scoraggiare la partecipazione al mondo del lavoro, il fatto che 30-40 mila persone siano scese in piazza a dire: ma siamo impazziti, dobbiamo sospendere la TAV, dobbiamo, secondo voi, essere tagliati fuori dalle grandi linee di comunicazione, una città come Torino, importantissima, che sta in una zona cruciale, no? In quell'angolo del nord-ovest d'Italia che sta incuneato in mezzo proprio dentro la Francia, che poi ci consente di attraversare l'Europa da Barcellona a Kiev. E che cosa facciamo? Noi restiamo fuori da tutto questo. E poi ovviamente dobbiamo restituire tutti i soldi che sono stati anticipati, i lavori che sono già cominciati. Andiamo a isolare Torino, il Piemonte, come già hanno fatto con la vicenda delle Olimpiadi e con tutta la paralisi che dalla giunta Appendino sta arrivando. Il fatto che un pezzo della città di Torino, così grande, sia sceso in piazza pacificamente, senza simboli di partito, senza bandiere, ma soltanto per dire: vogliamo essere una città operosa, in un paese operoso che cresce, che è collegato con il resto del mondo, che non è chiuso in se stesso, che non ha paura del futuro, della tecnologia, del progresso. Insomma, questa retorica dello stavamo meglio quando stavamo peggio, di quando andavamo nei campi con l'aratro, senza ricordarci che quando andavamo nei campi con l'aratro, l'aspettativa di vita era di 30 anni o 35 e andavamo, come dire, di corpo in mezzo ai campi, nella notte, nella neve, non avevamo l'acqua corrente, non avevamo la luce elettrica, ma stiamo scherzando. E
Finalmente che un pezzo di paese dica basta con questa retorica passatista assurda, no? Che vuole bloccare il progresso di questo paese, io penso che sia un buon segno, no? Un segno di dire ma non se ne può più. Tant'è che la stessa Lega Nord, che è fatta di persone un po' meno stordite dei capi del Movimento 5 Stelle, ha capito la vicenda, ha capito l'antifona e ha detto andiamo in piazza anche noi. Poi che se ci siano venuti oppure no, non si è visto. Però in realtà Salvini ha subito detto che la TAP si deve fare, così come giustamente si è fatta la TAP e si continuerà a fare la TAP, così come giustamente non si è chiusa l'Ilva. È una, ripeto, una retorica passatista che non si regge e alla quale bisogna dire basta. Io sono molto molto contento che questa manifestazione sia andata bene. È chiaro, la crescita deve essere sostenibile, deve essere fatta nel rispetto dell'ambiente. Deve essere fatta in modo intelligente. Uno dei motivi per cui io mi arrabbio sempre sulla TAP, è che la TAP significa portare più gas e diversificare i nostri approvvigionamenti energetici. Ora, di tutte le fonti fossili, il gas è sicuramente la più pulita di tutte. Ora, noi vorremmo avere soltanto energia fatta con fonti rinnovabili, è chiaro, ma la tecnologia ancora non ce lo consente. Mentre la tecnologia cresce e aumenta di anno in anno la quota di energia rinnovabile che produciamo in Italia, è meglio nel frattempo utilizzare il gas che utilizzare il carbone, no? Giusto? E allora, come si può dire io sono a favore dell'ambiente e poi dire io non voglio la TAP? Deve esserci la sostenibilità, ci deve essere il rispetto dell'ambiente, ma ci deve essere anche la crescita. Per cui non è pensabile che noi non abbiamo più il gas, o non usiamo più il gas, o non usiamo più fonti fossili, perché altrimenti non accendiamo più la luce, non avviamo più le nostre imprese, non riscaldiamo le nostre case. D'altro canto, il gas è preferibile ad altre fonti, Quindi c'è anche proprio un baco logico dentro al modo di ragionare del Movimento 5 Stelle. E quindi molto bene per Torino ieri. Un'altra cosa che volevo dirvi, sempre torniamo a Roma, guardate che oggi si vota a Roma e si vota per appunto l'ATAC, la società di trasporti della capitale, per fare in modo che la gestione possa essere eventualmente aperta anche a soggetti privati e che possa implementarsi una concorrenza. La Raggi è contraria, della Raggi abbiamo già parlato, però io voglio dire che l'aspetto dei trasporti all'interno della città di Roma è uno dei problemi principali. Io non ho la patente e quindi non guido, e per me vivere a Roma è un incubo, è un inferno, perché qui a Milano, è da Milano che vi parlo, io con i mezzi pubblici riesco ad andare dappertutto e quando proprio mi serve prendo un taxi. A Roma è impossibile, a Roma si vive in taxi, chi se lo può permettere, ma anche chi se lo può permettere spende una cifra che è ingiustificata, che non dovresti spendere che non dovrei spendere io stesso se vivessi a Parigi, o se vivessi a Madrid, o se vivessi a Berlino, o se vivessi a Londra. E a Roma è sostanzialmente impossibile muoversi in nessun altro modo. E con questo, ciò comporta che tutti si muovono in macchina o con questi motorini che sciamano per le vie della città, e quindi evidentemente questo rende il traffico più caotico, rende più difficile spostarsi, e spostarsi in una grande città come Roma è fondamentale per ragioni sociali, per vedere gli amici, per vedere gli affetti, per andare a vedere una mostra, per raggiungere un ufficio pubblico, per andare al lavoro. Spostarsi è una, come dire, funzione vitale, e a Roma è sostanzialmente impossibile. E quindi andare a votare oggi per quel referendum significa anche dire proviamo a cambiare le cose. Insomma, poi io non voglio citare il fatto che a Roma ogni tanto si incendia addirittura un autobus, magari in pieno centro cittadino, però ecco, questi sono i problemi, altro che le vicende del falso ideologico e dei 10 mesi in più o in meno di sentenza penale a carico della Raggi. Insomma, queste sono le cose che bollono in pentola. Sapete che stiamo lavorando molto con i comitati civici, io voglio, anzi, comitati di azione civile. Voglio ricordarvi che venerdì prossimo, il 16, sarò a Torino alle 18:30. Ci sarò lì con Sandro Gozzi, che verrà a parlare di uno dei 7 valori sui quali i comitati di azione civile lavorano, che è il valore dell'Europa contro i nazionalismi. Quindi Sandro ci racconterà un po', ci spiegherà bene perché l'Europa è un valore da difendere, perché i comitati di azione civile hanno deciso di difendere appunto l'Europa. Io vi ricordo che per creare un comitato di azione civile dovete andare sul sito www.comitatiritornoalfuturo.it
e insieme a altri quattro amici, altre quattro persone, potete creare un comitato di azione civile. L'Europa è uno dei valori appunto che vogliamo difendere, ne parleremo a Torino alle 18.30, venerdì 16, quindi se siete in zona a Torino in Piemonte vi aspetto. Vediamo che ora è, 17.16, 16 minuti passati, come sapete cerco di stare sempre nei 15 minuti, quindi mi fermo subito, ovviamente non prima di avervi richiesto come al solito di pigiare la freccetta condividi e quindi di condividere il video di questo nostro incontro in modo tale che possano vederlo anche altre persone e ovviamente questo video resterà sulla pagina Facebook, sul mio canale YouTube e sul mio sito ivanscalfarotto.it. Io dovrei essere online domani prima di partire per Roma, quindi cercherò di incastrare la diretta tra gli impegni della mattinata e la partenza per Roma. Domani parto un pochino prima del solito e spero di vedervi presto. Nel frattempo vi auguro una buona domenica di novembre, ormai a quest'ora in questa stagione dell'anno comincia a diventare scuro, io faccio sempre fatica ad abituarmi alle giornate che si accorciano, ma tant'è, fino a Natale si accorceranno ancora, ma Natale è dietro l'angolo. Io mi fermo qui, vi saluto, vi ricordo sempre comitateritornofuturo.it e come ho detto vi auguro una buona serata con i vostri cari, buona cena e buona settimana. Ciao!